24 e domenica 25 maggio è andata in scena la 24 ore di Pomposa, uno degli eventi karting più importanti del panorama endurance italiano e non solo. Sono state ben 24 le squadre a partecipare a questo tanto atteso evento, con team da tutta Italia e la partecipazione del Grand Karting Club delle Isole Canarie. A rendere ancora più piacevole l'esperienza di questa 24 ore è stato anche il meteo, grazie a due giornate di pieno sole. Position è stata fatta registrare dal team Minardi by Pastina & Friends in 1 minuto 16 secondi e 103 millesimi, seguito da DRGM in 1 minuto 16 secondi e 406 millesimi e Paprika Racing Team che occupa la terza piazza e ha fatto siglare il crono di 1 minuto 16 secondi e 444 millesimi. A seguire, in quarta piazza, troviamo Persi Corse, seguito poi da Orsetti Volanti 3, Pomposa All Star, Orsetti Volanti 1, VKI Vicenza Karting Door, Grand Karting Club e Benjo HTS. Il team che ha conquistato la pole position ha ricevuto come premio, grazie al tuo sogno in pista, in collaborazione col circuito di Pomposa, un test presso il Tempio della Velocità di Monza, a bordo di una Lotus Exige 240R. Sono 24 ore, la pole è un bel inizio perché comunque partire in prima fila in pole position è sicuramente dà un vantaggio, soprattutto per il primo stint, per i primi giri dove si riesce magari a guadagnare qualche decimo, qualche secondo sugli inseguitori, perché magari si creerà qualche bagarre nel gruppo centrale. Poi però insomma il favoritismo della pole si vanifica piano piano poi andando avanti nella gara, perché comunque sono 24 ore, quindi sono molto lunghe. Terminate le prove cronometrate, tutti i drivers e team manager hanno fatto la consueta foto di gruppo che ha anticipato il via della gara dalla durata di ben 24 ore totali, che è partita ufficialmente alle ore 15.08. Una delle novità di questa edizione è stata l'adozione della partenza lanciata, nella quale i piloti di tutti i team hanno avuto modo di dare grande spettacolo con numerosi sorpassi esaltanti, in più casi anche con tre kart affiancati. Così è scattata la 24 ore Endurance di Pomposa, ragazzi, quanto divertimento! La bagarre è proseguita nella prima ora di gara, con continui scambi di posizione ai vertici della classifica tra il team DRGM e Persi Corse, più l'insediamento per un breve periodo del TKS Racing Team, fino a che, dopo 40 minuti di gara, non è intervenuta la safety car per una avaria al car del team Pratello, ricompattando così tutto il gruppo ed offrendo agli spettatori un'altra partenza lanciata. È stata una bella bagarre. Abbiamo combattuto con dei bravi piloti a un buon livello anche di kart, quindi tutta la gara si svolge comunque con molti piloti molto bravi. Partito nono, sono riuscito ad arrivare al primo, alla fine mi sono messo secondo perché andavo più forte con la carota. Partenza molto 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 impegnativa, partevamo bene, secondi, abbiamo tenuto le posizioni, ma una guerra dentro, sembrava l'ultimo giro invece che la partenza, però ci siamo difesi bene, adesso siamo quarti e continuiamo così, però dura, cazzo, mai visto una roba del genere. Let's go straight to number one. Due ore di gara, il team di RGM conduceva il gruppo seguito da Grand Karting Club e TKS Racing Team a completare la top 10 Orsetti Volanti 1 ed Orsetti Volanti 2.
Dopo 6 ore di gara era ancora il team di RGM a condurre il gruppo, seguito a ruota da Orsetti Volanti 1 e da Persi Corse ad un giro, mentre al centro della classifica la lotta proseguiva con scambi di posizione continui. Benissimo, un po' stanchi ma adesso ci rifacciamo. Da ex minardiano che ho lavorato dall'85 fino al 95 al Minardi Team, arrivando da Imola che era un obbligo portare sulle spalle il nome Minardi dopo 21 anni di Formula 1, era giusto a Imola portare il nome in onore a Senna e qua di conseguenza siamo venuti a fare la gara delle 24 ore portando sempre il nome Minardi by Pastina & Friends. Adesso tra un attimo è il mio turno, vediamo. Emozionato? Abbastanza, dai. Ma abbastanza bene, siamo sesti al momento e purtroppo abbiamo preso una penalità per un errore di cui stiamo ancora discutendo e quindi abbiamo perso 2 posizioni perché eravamo quarti. Comunque cerchiamo di recuperare al meglio possibile, insomma. No, siamo terzi, ormai siamo abituati. Comunque bello, molto bello, molto bello. Ma sta andando abbastanza bene, dai, siamo intorno al metà gruppo, 14esimi giù di lì, però la gara è ancora lunga, siamo solamente a un giro dopo un po' di ore, quindi dai, siamo speranzosi, mettiamola così. Devo entrare, ragazzi, devo entrare. Ci vediamo dopo, quando finisco il turno. Metà gara, durante la notte stellata a Romagnola, la lotta per la prima posizione rimaneva serrata col team di RGM seguito da Orsetti Volanti 1, staccati di pochi secondi, e dai Fermi Pro 2 a 4 giri, così come VKI Vicenza Karting d'Oro. In quinta posizione si trovava il team Minardi by Pastina & Friends, raggiunto ormai dal pomposo Dream Team, che aveva rimontato 15 posizioni dopo una qualifica sfortunata che lo aveva visto relegato alla 21esima piazza. Tutto a posto, stiamo recuperando un po', adesso il kart va bene, quindi speriamo, incrociamo le dita. Bene, tutto a posto, l'esordio per noi, speravamo di essere un pochino più avanti, siamo 19esimi, si passa la notte e poi vediamo un po'. Vedo che mangiate la crostata. Ci vuole, calorie se ne brucia tante. La gara è dura. Noi stiamo andando benino perché siamo più avanti rispetto alle previsioni e quindi la soddisfazione è tanta. La stanchezza? La stanchezza si fa sentire, però la voglia di resistere è ancora più forte. Bene, bene, ci stiamo divertendo, bene. Stai divertendo? Assolutamente, sì. Squadra improvvisata, però fortissimo ovviamente. Siamo 12esimi, 13esimi. Team numerosissimo di 4 piloti. E speriamo di arrivare a domani senza dormire. Io te l'avevo detto prima che eravamo stanchi, eh? Belli stanchi. Abbastanza, abbastanza. No, ma adesso ci riprendiamo, non preoccupare. Ce la facciamo, ce la facciamo. Lui ce la fa? Forse. No, lui sì, sicuramente. Sono gli altri che... Mattina di domenica, dopo 18 ore di gara, continuava il confronto ravvicinato tra DRGM e Orsetti Volanti 1, separati da meno di 10 secondi. Ragazzi che lotte! Tutto tranquillo, è stato proprio un proseguimento. Complimenti comunque ai piloti e a tutti i team manager, perché hanno saputo interpretare, proprio stanno interpretando la gara nel modo giusto. La prima ora che è un po' di assestamento, come sempre capita, e poi vedo che adesso tutto sta andando tranquillamente. La notte ovviamente è lunga, non siamo ancora arrivati, però vedo che proprio hanno già preso il ritmo giusto nelle pause, nella percorrenza in pista, quindi diciamo che tutto rientra nella normalità. Abbiamo iniziato molto bene, che eravamo nelle prime posizioni, ma dopo siamo andati sempre in basso fino a essere decimi. Vi state divertendo però? Però sì, l'importante è divertirsi, questo è sicuro. Stiamo difendendo la posizione, più o meno siamo partiti 24esimi e
stiamo conservando il 24esimo posto, però ci stiamo divertendo, che è la cosa importante. Siamo partiti molto in fondo perché non avevamo il nostro kart titolare, avevamo un muletto, abbiamo fatto qualifica col muletto, le prime 4 ore col muletto, e quando ci hanno dato il nostro kart, che era sicuramente uno dei migliori di quelli che c'erano sulla pista, abbiamo cominciato a recuperare, adesso siamo quinti e stiamo provando ad andare a podio, quindi bene. Abbastanza bene all'inizio, poi abbiamo fatto un paio di errori di strategia, abbiamo perso parecchio e vediamo. Vi state divertendo però? Stiamo divertendosi alla fine, quindi va bene. Ottima organizzazione, ringrazio ovviamente Fan Race che ci lascia a disposizione questi kart, ovviamente il nostro sponsor Ventura Air Tracking. Poi e tutti ovviamente tutti i ragazzi del team che sono eccezionali, stiamo divertendo, un weekend bellissimo. Purtroppo siamo ancora relegati un po' nelle posizioni finali, ma abbiamo la battaglia comunque nel vivo, quindi... Vi state divertendo? Sì, moltissimo. È lo spirito giusto. I never see your crazy face, smiling, laughing, screaming my name. Poche ore dalla conclusione, una penalità per il team di RGM, trovato sottopeso di pochi etti al termine di un turno, sembrava rimescolare le carte in gioco, consegnando la testa della corsa ad Orsetti Volanti 1. A meno di due ore dal termine, però, la stessa sorte è toccata ad Orsetti Volanti 1 a causa della mancata installazione di una zavorra sul kart, che ne ha comportato la penalizzazione per sottopeso. Alla bandiera scacchi, dopo 24 ore e 1087 giri completati, si è presentato per primo il team di RGM alla sua prima vittoria di una 24 ore, seguito da Orsetti Volanti 1 ad un giro, Composa Dream Team dopo una rimonta spettacolare a 5 giri, seguito da VKI Vicenza Kart Indoor a 6 giri ed Emilia Racing X30 Elite a 7 giri. Sesta piazza assoluta per i Fermi Pro 2, settima posizione per il team Minardi by Pastina and Friends, ottava la squadra Iron Brain, nono il team Benjo HTS, chiudono invece la top 10 i ragazzi del team Persi Corse. La lunga classifica procede con in undicesima piazza gli Orsetti Volanti 3, poi troviamo nell'ordine TKS Racing Team, Pomposa All Star, Affi Kart, Grand Karting Club, Paprika Racing Team, Lamone Corse, Team Pratello, Mugello Karting, Racer 40 Kart, Orsetti Volanti 2, Ventura Air Tracking Motorsport, HTA Like a Virgin Team, Simon e la sua banda. Giro veloce della corsa per il Pomposa Dream Team in 1 minuto 15 secondi e 592 millesimi. Too strange for me. Simone, Marco, Michele, Max, Carlo, Giancarlo e il porco. Bene, allora diteci come avete vissuto questa lunga gara di 24 ore. Dura, difficile, gli Orsetti non mollavano un secondo e quindi ce la siamo giocata, dai. È stato bello, molto bello. Grazie. Ah, scusa. Un saluto a Fabio che è dovuto scappare per impegni personali. Ciao Fabione. Ciao Fabio. Ciao. Ciao. Ma spiegateci il perché di questa mascotte. Snoopy, devi chiedere a Snoopy. No, non c'entro niente io. Che ne so io adesso, mi sono trovata nel kart, vedo che ha portato fortuna e sicuramente la metteremo anche nelle prossime edizioni. È stanca anche lei. All'asma ormai, perché troppo, 24 ore sono troppe. Niente, quest'anno purtroppo abbiamo dovuto lasciare il trofeo ai ragazzi qua che sono stati fortissimi. Non c'è stato niente da fare, fin dall'inizio si sono fatti vedere subito che stavano davanti e così, niente, siamo arrivati secondi. Hanno mantenuto un buon passo comunque, hanno mantenuto un buon passo a gara per tutta la gara, per tutte le 24 ore. Noi abbiamo tentato il tutto, però non ce l'abbiamo fatta, dai, questa volta passa, gliel'abbiamo lasciata. E ci rifaremo, dai, il prossimo anno, ci ritentiamo. È stata una gara incredibile, veramente. Al primo giro eravamo ultimi,
abbiamo rimontato fino alla fine, non abbiamo mai mollato, tutti i piloti hanno dato il 110%, abbiamo fatto veramente tutto quello che si poteva fare, probabilmente se non avessimo avuto questo problema andavamo a rendere la vita difficile a qualcuno, ma siamo contentissimi così, è un grandissimo podio. Io direi che l'edizione è andata molto bene, 24 team partecipanti, veramente una grande adesione di tutti i piloti, una grande festa per tutti. La gara è stata entusiasmante fino all'ultimo e abbiamo visto durante tutta la gara alternarsi in tutte posizioni squadre molto vicine e che hanno lottato fino all'ultima ora. L'ultima ora addirittura le squadre nel giro di pochissimi giri, poi purtroppo un errore degli orsetti volanti ha consegnato, diciamo, la vittoria al DRGM, comunque meritatissima la vittoria del DRGM come la seconda posizione per gli orsetti volanti. Un'impresa davvero incredibile quella del Pomposa Dream Team, che alla prima curva della partenza erano ultimi, sono riusciti a risalire durante le 24 ore fino alla terza posizione, davvero molto bravi. La gara si è svolta nel migliore delle maniere, abbiamo introdotto la novità della bilancia per pesare i piloti, il trasponder personale per sapere ovviamente chi era la guida del kart e i nuovissimi crono, MyCrono 4 dell'AIM, che hanno dato in diretta i tempi direttamente ai piloti anche con la retroilluminazione notturna. Quindi io direi un'esperienza decisamente positiva. Grazie. E poi abbiamo visto anche che c'è un premio speciale con il tuo sogno in pista. Sì, con la collaborazione di GoCar TV diamo una possibilità di provare la Lotus di un sogno in pista. È stato dato al pilota che ha fatto la pole position e del team Pastina & Friends. Grazie Marco. E prospettive per le prossime edizioni? Beh, le prossime edizioni, questa è stata la gara più impegnativa della Pomposa Endurance Series. La prossima sarà un po' più semplice, la 250 miglia, circa 7 ore e mezzo di gara, sarà il 3 agosto. Poi la 500 miglia il 4 e il 5 di ottobre, poi avremo la parentesi delle Isole Canarie con le 2:24 ore di Gran Canaria e di Lanzarote. Manifestazione è stata la prima della stagione 2014. La Pomposa Endurance Series proseguirà con la 250 miglia ad agosto e la 500 miglia ad ottobre. Tutte le gare saranno disputate interamente su kart Sodi RX7. Gli eventi saranno tutti valevoli per la Sodi World Series, che darà l'opportunità ai migliori team del ranking nazionale ed internazionale di sfidarsi alla finale mondiale 2015. Si ringraziano per questa bellissima, spettacolare ed emozionante gara Endurance dalla durata di ben 24 ore gli organizzatori, ossia il circuito di Pomposa, che mette sempre il 110% nel gestire al meglio i propri eventi, curando al massimo tutti gli aspetti organizzativi, tecnici e di comunicazione. Un grazie anche all'assistenza tecnica gestita in maniera impeccabile dalla Far Race di Sergio Perrone e naturalmente un grande grazie a tutti i piloti e team intervenuti a questa prestigiosa e speciale gara che ogni anno acquista sempre più valore, risultando essere tra le più importanti a livello mondiale. Per avere tutte le informazioni sui prossimi eventi by Circuito di Pomposa potete collegarvi al sito www.pomposaendurance.it.